sta dando il massimo per quelle che sono le sue forze. Sì, ma l'ha avvisato Galliani? Sì, gliel'aveva detto dopo aver comprato degli Young Bojan. Sto parlando con te, sto parlando con la conduttrice. L'aveva avvisato. Sto parlando con la conduttrice, tu non c'entri. No, io davo un parere. Io non ho chiesto il signor Galliani. Ho chiesto il tuo parere. Aveva detto che con Bojan e degli Young erano da scudetto. Non ci interessa il tuo parere. Ma non sto parlando con lei. Sei nervoso, non è ancora cominciata la partita. Sì, sono nervoso. E allora? E sono preoccupato. Siamo preoccupati per la tua salute. E allora? Perché è uno scontro diretto. Non è che sei. Ha parlato quello che sta dietro. E se mi fai gol con abbatte due metri in fuori gioco, e sì, i due rigori che non gli hanno dato, ma piantala, mi sembri Giuliani e i due che ti inventi i rigori. No, fai bravo, Giuliani hai ragione, te li regalano gli arbitri. No, guarda, te li regalano a te gli arbitri, perché sono, no, il Genoa sono cinque partite che furteggi. Andilo a Buscemi, io non ho ancora avuto. Ma c'entra Buscemi, tu sei interista, lo dico a te, ma abbi pazienza, su. Calcio di rigore, Miccoli contro Ameglia dal dischetto. Miccoli, tiro, gol del Palermo, gol del Palermo. E allora, caro Tiziano, il Palermo è passato in vantaggio per un rigore, ma facciamo un piccolo passo indietro. Rigore procurato da Tiziano. Cross di Miccoli dalla sinistra. Abate col braccio allargato, braccio destro, intercetta il pallone involontariamente, ma il braccio è staccato dal corpo. E allora, Tiziano, ritorniamo, ricordiamo il cambio: fuori Flamini, dentro Emanuelson, e poi rivedremo anche Brienza, la formazione. Brienza, limite dell'area, Brienza, prova il tiro, gol! Autogol. No, gol di Brienza da fuori. E il signor Ameglia che guarda il pallone passare. E il signor Ameglia che guarda il pallone a passare. Conclusione da fuori, non irresistibile. Palla che passa in mezzo a due giocatori, il signor Ameglia che lo guarda entrare. 2-0 per il Palermo. 2-0 per il Palermo. 2-0 per il Palermo. Si dorme là dietro. Mamma Brienza, mia ragazzi, la messa 2-0. Brienza mi sa che ha 3 anni. Prima Miccoli, poi Brienza, ma qui quante responsabilità. A proposito di quello che dicevamo, dormono un po' tutti. A me rimontare. Dai, Gianni, fammi vedere com'è a me. Ti vuoi alzare a farmi vedere? Allora, com'è? Guardabile. Arriva la palla, guarda dove va a finire. Tutte le volte, prima sulla palla che è andata a scheggiare la traversa, ha fatto così, cioè provaci, bestia, buttati, provaci. Beh, ma non ha tutti i torti. Ma no, ma qui dormono in piedi tutti quanti, dormono in piedi. Dai, prendere un gol così, provaci, presidente Podestà. Provaci, non deve provarci, ci deve essere. Un portiere deve esserci su quella palla, non deve esserci, è l'ennesimo errore. Su Bojan e Patto. Kerkic. Montolivo, tiro, oh, gol, Monto, Rivo, Monto, 1-2, dai ragazzi, dai, con cuore, dai ragazzi, con cuore, bocca al portiere, Vulcani respinge il Sharawi, tiro, gol, Brienza, il faraone la Brienza, ed è gol del faraone, stupendo. Presidente, mio presidente, ed è gol del faraone. Sharawi, settimo gol in campionato, 8 gol stagionali, e andiamo El Sharawi, Stefano El Sharawi, il faraone, la messa. A parte che per come si era messa, tutti a casa, 2-2, 2-2, però finalmente ho visto un Milan come si deve. È finita. Dallo 0-2 al 2-2 ho visto veramente un Milan, quel Milan che vorrei vedere sempre. Perché, signor Allegri, non mi schieri quel Milan? Perché non mi fai giocare Bojan?
Bojan, perché non me lo fai giocare dietro la punta? Pazzini non avrà fatto niente, ma teneva impegnato la difesa del, consentendo a Bojan di partire da lontano e rendersi pericoloso. Che costa Milan, che è cresciuto Milan, il miglior Milan della stagione.